acquisto tavoli di tavoli, giochi, li farò portare dentro alla sera, cioè, perché lì comunque arrivano. Quindi ecco, giochi dall'esterno e vabbè, alcuni interni, e farò acquisto questa primavera. Bene, favorevoli? Ah, posso fare? Certo. Sicuramente siamo favorevoli a questo tipo comunque di contributo che viene dato, speriamo anzi che possa essere anche primo segnale che possono essercene tanti altri, sia da parte di aziende del territorio, sia anche di liberi cittadini privati, parlo in merito, anche perché la cifra comunque è, dico, sia limitata per i periodi come questi, sicuramente è apprezzabile la cosa, però insomma penso che anche altre aziende dovrebbero un attimino dare un contributo in merito. Quello che volevo dire è che in casi magari, ovviamente se si ragionasse su cifre ben più alte, viene fatto direttamente ai fini del patto di stabilità, dico, è un introito per il comune di Nogara e anche un'uscita che incide, oppure viene fatto direttamente un pagamento dalla Fondazione? No, ma lo stesso criterio, quindi se noi lo incassassimo e pagassimo dopo, niente, scavando, avremmo un incasso per l'uscita da questo punto di vista, cioè sempre le regole classiche. Vorrei capire se veniva nel passato il discorso del bilancio decennale risolvendosi tutto fra, in questo caso, l'azienda della stampa e... No, abbiamo dovuto fare il metodo classico, quello di introitare soldi che non si sa dove sono, cioè nel senso che nel momento in cui si ufficializza l'operazione, è un'operazione ufficializzata, quindi... Pensavo che il contributo potesse essere di altra, nel senso, credo proprio di no. Titolo quasi di donazione, adesso non so come riesco a fare. Comunque benissimo, ci sembra. Favorevole? Unanimità. L'altra delibera, l'altra ratifica, quella che avevamo accennato la volta scorsa, che riguarda lo stanziamento per l'IMU. Stamattina sono partite, quindi per pagare l'informazione date ai cittadini. Sono già arrivati, però. Sì, varie cose. Abbiamo, come al solito, qualche piccolo problema, perché il sistema, come al solito, funziona bene, ma non benissimo, mettiamolo così, di informazione, dovremmo anche trovare qualche soluzione. Devo anche dire, però, che abbiamo fatto il punto stamattina con la funzionaria, che come l'altra volta è assolutamente disponibile e assolutamente a disposizione della gente. Il problema è che, al di là di qualche sfasatura che c'è stata, devo dire che comunque anche chi aveva i bollettini regolari, sbagliati o meno, in molti casi viene in ufficio e chiede conforto. Questo perché l'IMU non è digerita, giustamente, sono una volta, non è un'imposizione facile da mandare giù, però in alcuni casi sono anche delle cifre di una certa consistenza. Abbiamo visto che una cosa che ci ha fatto piacere, perché invece ci fa piacere per altri, molta gente interessata alle esenzioni, soprattutto quando si parla di questo genere, ne abbiamo riscontrato più di quello che pensavamo, però va bene, insomma, nel senso che abbiamo deciso alcune cose. Però ecco, magari saremo più precisi nel consiglio che faremo quasi sicuramente il 13. Volevo dire solo una cosa, che a me arriva la posta due volte alla settimana, una volta mi arriva tutti i giorni, cioè se non arriva la gente a casa la posta del 24 mandata dal comune, probabilmente anche invece da senza all'ufficio postale, purtroppo come è organizzato adesso il servizio, ma no, noi, io ho un negozio, cioè li vedo tutti i giorni i soldi postini una volta, per esempio adesso ti arriva una o due volte alla settimana, quindi, non so voi a te o via in studio, non so. Ma è venuto tutti i giorni. Ma a me è venuto tutti i giorni a casa. Da noi non. Si è sfortunato. Sarà la zona mia, credo che sì. Sì, può essere che non mi era capitato a casa perché se non c'è posta di terra. Infatti ti divisi la zona. Sì. Noi altri la zona nuova. Non mi sono scritto la mia zona. Sarà. Per la sua. Sì. Sarà un po' la settimana. Buon fortuna. Ma no, mi arriva l'altro giorno per me e ieri per mia moglie, quindi vuol dire, mezza arrivare lì. No, solo una cosa, sì, volevo confermarti che mi è arrivata oggi, così, sì. La vita è arrivata.
solo una cosa, e proprio se si può, che secondo me è un caso da fare, perché è stato riscontrato in occasione della prima scadenza di giugno, la Venturi Monica è bravo, si dà da fare, però ho visto che deve gestire dei carichi, soprattutto in prossimità delle scadenze, piuttosto importanti. Se si riesce, compatibilmente con i carichi di lavoro degli altri uffici, da qui al 17 dicembre, perché sento della gente che chiede, farà sicuramente chiarimenti, esenzioni, non esenzioni, cose del genere, di riuscire un attimo a supportare l'ufficio per dare disponibilità verso il pubblico. Rispondo subito, perché ne abbiamo parlato l'altra mattina, a fine giornata, per capire proprio su questo tema, chiedevo al funzionario, ripeto, su cui va ulteriormente il mio appassionamento, se aveva bisogno di supporti di questo tipo, tendeva ad avere un supporto di altro tipo, di essere gravato per una serie di giorni di altre funzioni, perché è comprensibile oggi la complessità dell'IMU pagata in due versioni, con aliquote che sono anche cambiate dalla prima alla seconda, quindi con necessità di conguagli, con la necessità di interpretare, quindi di avere sotto mano il sistema informatico, ci ha chiesto di non, per il momento, di non avere supporti fisici di persone, perché quando l'ha fatto la volta che avevamo mandato i funzionari a discutere, pure era molto più semplice, dice più il tempo che perdo a controllare chi mi aiuta che non quello che, quindi la richiesta che è stata fatta è stata quella di dire non gravati per una decina di giorni di altri compensi, mi sembra anche corretto. Che gli altri sono più disponibili? Io quello che ho detto Romeo, la prima volta sicuramente competente e sempre la disponibilità da questo punto di vista. Una cosa che volevo chiedere, qui viene praticamente al primo punto, dove dice l'IMU servizi propedeutici alla discussione ordinaria 2012 e Engineering Tributi S.P.A. E poi la richiama sotto, viene richiamato sotto in un altro punto dove dice risulta necessario incrementare lo stanziamento del capitolo di bilancio speso per il funzionamento del servizio tributi per un importo di 11.000 euro. Praticamente cos'è che fa questa vita? Cioè, non è un servizio banale e costa 11.000 euro. Ma no, quello perché pensavo che fosse una conversione, no, l'acquisizione della banca dati che è stata del 2020, il calcolo, quindi il software che calcola l'IMU sulla base delle nuove aliquote e in più la postalizzazione con la stampa dei propri esempi degli immobili al peso e da 24 ore è una società che è la banca dati e
settimane o al massimo di tempi di questo tipo, si possa arrivare a formulare una proposta di comunicazione dei servizi sotto dei nuovi software. Quindi ci sono anche notizie, perché è ormai diventata una questione ingestibile, che si collega poi a quella della difficoltà del personale. Il personale si riduce, i carichi aumentano, quindi è una delle priorità che abbiamo affrontato. Sì, sono perfettamente d'accordo con quello che diceva il sindaco adesso, perché mi ricordo anch'io quando abbiamo amministrato noi, è una cosa assurda che faccio Simone in anagrafe non sia lo stesso della segreteria o lo stesso dell'ufficio tecnico, o quantomeno il modo per arrivare alla singola persona abbia tutte delle strade completamente diverse. Quello che volevo un attimo sapere è questa ditta, per capire un attimo anche l'affidamento che era stato fatto, avete una tempistica, è stata data tipo una prova di un paio di scaglioni di scadenze, cioè verrà un incarico che di volta in volta si... No, un incarico di volta in volta, noi l'avevamo già fatto puntiforme con la prima puntata, esatto, poi l'abbiamo ripetuta adesso, probabilmente non verrà più fatto così se noi andiamo una ristrutturazione complessiva del servizio, verrà completa l'intera del pacchetto. Ci sono altri interventi? No, favorevoli? Unanimità? E la sinergia sgomenti? No, io no. No, astenuto. Per contrario, nessuno ha astenuto. No, astenuto mi comune. Alzate due mani dall'assessore. 12 favorevoli e uno astenuto. Innanzitutto erano 4, abbiamo attenzione anticipata molto in casa del Comune di Brescia. Questo era un intervento della famosa legge cosiddetta spending review, per sapere il risparmio della spesa veronese, che prevedeva all'interno di una riduzione complessiva dei stanziamenti a livello nazionale 500 milioni di euro, e l'ha toccato anche a noi circa 70.000 euro in meno. A meno che non andassimo ad utilizzare questi fondi per la riduzione di mutui, quindi evidentemente abbiamo accettato il fatto di non farci ridurre i soldi e di andare a chiudere un paio di mutui. Abbiamo scelto tra i mutui che assomigliavano alla spesa, che complessivamente di 70 più 7, quindi 77,949, i mutui che ci sembravano avere il tasso di interesse più alto. E quindi diciamo che tiriamo via il mutuo sulla sistemazione di viabilità che era stato fatto nel 84, un altro mutuo per stare montato che era stato fatto nel 93. Quindi finiamo questi due mutui in maniera anticipata. Che ci servono ancora altre poche cose carine. Prego. Ho molto piacere di questa cosa perché se ti ricordi se mi avevo detta io tempo fa, non so se era giugno, mi sono trasformato la seconda memoria, che appunto era il caso di cominciare a chiudere qualche mutuo, perché insomma incidono sul capitolo 1 del bilancio, quindi insomma è una cosa. Ho piacere che adesso ci faccia, mi dispiace che sia molti che devono a farlo, cioè nel senso, invece l'amministrazione va a essere. Insomma, i punti di vista, ovviamente, a me spiace che sia Monti che ti obbliga a farlo, a me va benissimo che lo fate, così adesso sentiremo via un po' di mutui, anche perché il tasso del 6,5 è un tasso di tutto rispetto, cioè di tutto rispetto a quelli che tira, insomma, dentro questo va benissimo, insomma. Sai cosa diceva il compagno Mauro? No? Com'è? Sai cosa diceva il compagno Mauro? Il tuo compagno Mauro? No, non è stato. Mio. Neanche il 20. No, ma al di là di quello che diceva che non mi interessa se il mio capo è rosso o nero. È importante che prendi i topi. Quindi al di là che c'è. Sì, no, appunto di questo momento. È altro momento. Beh, va benissimo che le, ci mancherebbe altro, ma anzi, esorto a fare altrettanto con l'anno prossimo, magari di mettere già i tre del libro e farci un giro nel cuore. Prego. Quello che mi sento di dire. Sì, lo so. Da essere contento da un lato, dall'altro meno, tanto per dire una parentesi, l'altro ieri abbiamo fatto lo stesso punto all'ordine del giorno
come provincia con 8 milioni, diversamente da qualche sono 77 mila, là sono 8 milioni d'euro, e non riusciamo a fare le piccole rotondine che servirebbero per il territorio perché siamo manettati con i vincoli del patto di stabilità, e dopo ci ritroviamo a spiegare l'utilità del nostro ente, in questo caso la provincia, con restrizione di mutui, e nel giro di 3 anni abbiamo vinto 100 milioni di mutui non potendo fare altro, che va bene perché da 190 arrivare a 90 naturalmente va bene, però ci auguriamo che il prossimo governo, che andrà comunque a governare appunto questo paese, metta veramente le mani sul patto di stabilità, perché la riduzione dei mutui, quando abbiamo visto mutui degli anni, inizi anni 80, fa comunque anche un attimino pensare per tutte le altre amministrazioni che si sono succedute da parte anche degli stessi che l'avevano contratto. Però ci sentiamo di dire allo stesso tempo che speriamo di iniziare a vedere anche dei cantieri che si muovono sul nostro territorio, perché altrimenti è un cane che si muove la coda, benissimo la riduzione dei mutui, ma credo che per attuare anche i singoli programmi elettorali, questo parlo da parte di qualunque amministrazione, sarebbe un attimino più gratificante poter dare alla popolazione anche la solita buca messa a posto, che non fa arrivare semplicemente a fare una pura manovra anche tecnica e bassa come può essere quella di una riduzione dei mutui. L'impronta che vorrebbe dare un'amministrazione politicamente parlando penso sia anche sulla risposta nei confronti della cittadinanza su cose evidenti, su cose che effettivamente incontrano anche nel concreto della vita quotidiana. Anche questo è un solo punto a favore, la stamattina è fare una nota sulla regione veneta che ci chiedeva poi di concentrare una serie di disastri che ci sono della quota capitale del residuo dei mutui e dell'estinzione dei mutui. Esatto, sì, c'è un aspetto tecnico. Sì, basta quello che c'era. C'è un aspetto tecnico, se voi vedete c'è un indennizzo provvisorio di 7.378 euro, oltre all'estinzione del mutuo, che vengono gli finanziari. Questo potrebbe anche darsi che riusciamo poi a recuperarlo. Il Ministero non è stato chiaro. Non abbiamo avuto indicazioni precise, allora piuttosto di dover poi rifinanziare, cioè abbiamo la penale restrizione, quindi abbiamo preferito inserirlo, stiamo lavorando per capire se è possibile poi non pagarlo, se fosse possibile vedremo di fare qualcos'altro per questo settore. Sì, ma comunque i 77 mila euro. Cioè, sono ricavati dalla maggior entrata dei vici e dal conto strumentale del bilancio universale. Dopodiché, quali aumenti? Non lo so, dica se questa cosa, ma... Nel senso che questo è un teorico mancato passaggio da parte della Spezia dei più che ce lo togliere, altrimenti ce li ridanno come fondo di riequilibrio sperimentale. Punto 4 della delibera, dove vedono le entrate e le spese. Le entrate c'è ICI più 26.071. E fondo sperimentale. Vedi che noi abbiamo il fondo sperimentale dell'equilibrio che è il 51. Sì. Per pagare poi anche, cioè per coprire il mutuo, cioè il nostro riequilibrio del 51.000 euro non era di tutto. Per coprire il mutuo ci abbiamo messo un po' di soldi nostri, che erano entrati da questo punto di vista, con cui arrivavamo con i due mutui, compreso la soluzione. Ok,
dentro, mettere anche qualche soldo nostro. Quindi praticamente un aumento di 6.000 euro di valigia, di incameramento valigia, diciamo così. Per un modo troppo. No, sono una domanda tecnica, ma il decreto Bersani aveva tolto? Le sanzioni teoricamente sì, poi era stato reintrodotto e non si sapeva com'è, cioè, no, senso, perché non mi ricordo più, so che c'era era stato tolto non siamo riusciti ad avere una risposta ufficiale da parte di Intercommerciale, no. Allora abbiamo preferito c'è un noi l'abbiamo previsto, nel senso che siamo convinti che non debba essere dato, però siccome le interpretazioni non siamo riusciti a il ministero, abbiamo preferito metterlo per non essere costretti poi a ricorrere la sanzione e a portare il mutuo. È chiaro che in questi giorni cerchiamo di avere, se poi non li spendiamo molto meglio, sono le 7.000 euro. Favorevole? Al punto S5 abbiamo assestamento generale bilancio 2012 e destinazione di avanzo amministrazione 2011. Questo è l'assestamento di bilancio solito che noi dobbiamo modificare in questo periodo. Adesso non so come fare a dire, vi dico quelli che sono gli elementi più importanti secondo me delle variazioni. Riguarda il settore terzo, abbiamo un consistentissimo aumento delle utenze dell'energia, del riscaldamento di altro, che pare quasi 70.000 euro, perché questo è dovuto appunto all'aumento delle tariffe. È una delle cose più importanti. Vi segnalo poi tra le cifre di una certa consistenza una variazione. Mantenimento della riduzione dell'indennità di carico degli amministratori di 5.500 euro, che all'interno del bilancio era stato previsto un adeguamento teorico, essendo diventato il parte stabilità, abbiamo deciso di non usarlo da questo punto di vista. Ci sono circa 9.000 euro di variazioni in meno per attività culturali e teatrali, vi dico solo le più grosse . Abbiamo poi invece una maggiore entrata per concessioni civili italiane di 12.000 euro, soprattutto un buon lavoro da questo punto di vista. Per quanto riguarda il settore secondo, abbiamo anche qua responsabile, ci sono consistenti maggiori entrate e recuperi di tasse, tariffe, asilo nido, trasporti e altro, in assessorato proprio in questo caso un buon lavoro di screening di queste cose, anche se poi abbiamo avuto un maggior aumento di permesse scolastiche per uno dei pasti e poi abbiamo anche avuto alcune spese per sostituzione di malattie del personale dell'asilo nido e un'altra cifra consistente di questa variazione. Sono 15.000 euro di entrate che erano diventate per oggi degli ICI che mancavano fino all'anno scorso. Abbiamo minori spese per l'ICI giudiziari, per fortuna, di 7.500 euro. Abbiamo poi delle variazioni per le consultazioni elettorali che sono state messe, poi in realtà non sono state spese. Quindi questo era il quadro generale delle variazioni. In questa variazione andiamo poi ad avere, dal punto di vista puramente contabile, un avanzo di amministrazione di circa 60.000 euro e proponevamo di investire una parte sostanzialmente per scoprire i maggiori costi del debito che dimensione d'altro, una spesa purtroppo imprevista che abbiamo avuto, non so se ne siete accorti, che è saltato completamente il circuito di riscaldamento della scuola materna. Poi indietro perché per scelta progettuale discutibile erano stati inseriti tutti i tubi in lega per lite, che è un materiale per loro che ha bruciato completamente la parte terminale dei tubi stessi, e proponiamo in questa parte dell'avanzo di amministrazione di mettere circa 23.000 euro in incarichi professionali esterni, perché abbiamo riscontrato un momento di grande difficoltà anche le
presentazioni preliminari, ma noi discuteremo su questo. È un'indicazione teorica, ma abbiamo un'indicazione precisa su quali opere in questo momento andare, se c'è un elenco abbastanza strategico. Almeno sapevamo di cosa stavamo parlando, visto che era più che sistema.